Vittorio De Seta è uno dei cineasti più particolari e più straordinari del nostro cinema, e quindi è con gran felicità che finalmente possiamo vedere il suo ultimo lavoro. Io vorrei che Vittorio ci raccontasse, prima che cominci la proiezione, molto rapidamente, l'estrema complessità in cui il film è nato sotto profilo produttivo. Il film è nato con un piccolo budget e con una serie infinita di problemi, e solo il coraggio di Vittorio poteva portarlo a termine. Vittorio. Sì, quello che fa un po' rabbia è che una volta fatti questi lavori poi vengano richiesti da tutti, però prima non ti aiuta nessuno, perché l'ha rifiutato la RAI, l'ha rifiutato l'allora direttore dell'Istituto Lucio, e poi non mi faccio illusioni, il prossimo progetto sarà la stessa cosa, si vede che ognuno nasce sotto un segno. Niente, il film è stato fatto fra l'altro anche per ragioni di economia con una tecnica digitale, girato con due piccole telecamere, e questo ha influenzato molto la lavorazione, nel senso che abbiamo lavorato col piano sequenza, insomma il digitale è una rivoluzione che però ancora non è stata, mi pare, recepita dal cinema. Significa una grande economia, quindi anche una grande libertà per gli autori. Però c'è una resistenza da parte, diciamo, produttori, direttori della fotografia, registi oltre 50 anni, viene respinto, e poi si coltiva questo mito della pellicola, che poi invece c'è, perché poi la copia alla fine è stampata su pellicola, quindi la pellicola non si perde. Vabbè, non vorrei aggiungere altro, perché magari ne parliamo un pochettino dopo. Va bene, allora buona visione. Nell'affrontare con tanta forza un soggetto così difficile, così dimenticato dai media, stupefacente come i media italiani, come il cinema prima di tutto, ignori il fenomeno dell'immigrazione in Italia. Come siano pochissimi i film che lo hanno raccontato. E in più il coraggio di De Seta di sperimentare nuove tecnologie e anche di rimanere così fedele al suo linguaggio. Ecco, io partirei da come è nata l'idea di lavorare su un tema così evidente ma così ignorato. Veramente all'inizio è cominciato a tavolino, perché io stavo in Calabria e quindi ho preso delle biografie di extracomunitari che vengono pubblicate. E questo perché purtroppo, insomma, la legge vicina non consente di spendere soldi per fare una sceneggiatura, non c'è la certezza che poi si faccia il film. E quindi poi dopo, quando si è passato il fondo di garanzia, cioè i contributi dello Stato, e poi è passato ancora tempo per trovare, perché non lo potevo produrre io, per trovare una produzione. Il film quando è stato approvato dallo Stato? Nel 2001. Nel 2001. Quindi tu hai cominciato a lavorare al film nel 99, immagino. Sì. È tanto tempo. Questo poi non è casuale, perché
bisogna pensare un soggetto, poi bisogna elaborarlo, poi non ero sicuro, insomma, una quantità, poi è stato anche rifiutato, diciamo, dalla RAI, dall'Istituto Luce, che adesso lo distribuisce. Cioè, quando si fanno cose nuove, poi si va sempre in salita, perché le cose nuove fanno paura, sono diverse, che per me, per esempio, una commedia italiana va bene, perché è già collaudato. Quindi all'inizio tanta gente dice ma poi quando è fatto poi tutti si ascrivono i meriti, però io ho sempre lavorato in questo modo e sempre è stato andare controcorrente, perché e ogni volta da capo è la stessa cosa, non cambia niente, non ha importanza che hai fatto dei lavori, ogni volta c'è questa paura del nuovo, che poi evidentemente, come dire, la cultura dominante poi non è conservatrice di istinto, quindi le cose nuove fanno paura. Ricordo anche che la scuola è stato, il diario di un maestro è stata la stessa cosa. E poi c'è sempre questa idea che il cinema deve confortare, deve far evadere, deve essere qualcosa che scaccia i pensieri. Invece poi l'ho toccato con mano, sia nel caso di Diario del Maestro che di questo. Poi non è vero, si vede già la risposta adesso nelle sale, per quanto diciamo l'uscita non è che sia stata tanto grande, però la gente ha risposto. Quindi non è vero che la gente si vuole fare stupidire, questo è il fatto. E questo bisogna ricordarselo sempre. Purtroppo tanti registi giovani che avrebbero tutti i numeri, poi vengono, strada facendo, vengono. Questo film, ecco, lo devo soprattutto a tre miei colleghi, sono Cito Maselli, Gianfranco Pannone, Agostino Ferrente, che hanno dedicato 7 mesi, ma decine, centinaia di ore a sbogliare questa matassa, se no era perduto. Anche perché diciamo, statisticamente a una certa età, cioè pericoloso, no, per dire, poi, insomma, poi quando è fatto ti ripaghi un po' di tutto e va bene, si continua, ecco. Però non è facile, ecco, non è casuale se poi c'è tanto cinema banale o che non è riuscito, perché poi è anche un contesto in cui, diciamo, i mezzi tecnici, i mezzi di ripresa, questo l'abbiamo fatto con le telecamere, evolvono con una rapidità straordinaria, quindi il sistema del cinema italiano, adesso che dovrebbe adottare il digitale, non l'ha adotto, ci sono una quantità di resistenze, interessi, per cui il digitale, ovviamente per un film attuale, puoi spendere la metà, puoi spendere un terzo, questo molto abbiamo girato a mano, poi con due telecamere abbiamo girato quasi 90 minuti al giorno in media. La metà, pochissimo. Sì, quindi puoi fare dei film a basso costo e quindi anche dei film liberi, però da vedere non è sempre, non tutti lo desiderano questo, bisogna rendersi conto. E poi adesso invece che è fatto, allora una richiesta enorme, insomma, già dovevano andare in 10-12 città a presentarlo, le associazioni, quella 3 febbraio, 2 febbraio, 3 febbraio. 3 febbraio, sì. Okay. Voglio dire, si mobilitano tutti perché poi film così, indipendentemente dalla riuscita, permettono poi di parlare, di fare dei dibattiti a Catanzaro. È sicuramente uno degli elementi più straordinari, una cosa di cui certamente si può dire sul film è che il film è veramente un film utile perché racconta una realtà che a volte fingiamo di non vedere o di non conoscere, e lo racconta in maniera molto, molto diretta, quindi spero che sia vero quello che è stato annunciato, che il film era molto mostrato nelle scuole, che il Ministero sosterrà molto il fatto che
il film venga visto nelle scuole, e spero che sia vero che la Rai lo acquisti e lo mostri in prima serata, cioè che tutto questo enorme, questi tuoi 7 anni di lavoro possono essere realmente, realmente visti. Ma ti volevo chiedere del titolo di Lettere dal Sahara, perché la mia impressione è che il film sia anche, mi viene in mente nella prima parte del film, quando Hassan sale sul treno e vede dal finestrino del treno l'Italia, e vede questo paesaggio massacrato dell'Italia, dell'abusivismo edilizio, della speculazione edilizia, di questo paesaggio quasi senza colori, e poi invece i colori finalmente li ritroviamo in Senegal. Ecco, queste lettere dal Sahara sono delle lettere rivolte all'Italia e sono un modo, forse un ultimo modo dato a noi italiani per cercare di capire quello che sta avvenendo. Sì. Ma il titolo all'inizio, perché bisognava girarlo nel nord del Senegal, che confina con la Mauritania, c'era l'idea di un finale con il deserto, e poi c'è questa traversata del deserto che non si vede ma che lui accenna. Poi è rimasto così perché non è venuta in mente un'altra idea, poi alla fine, sai, quando si è fermato per 2 anni, poi alla fine una corsa per finire in tempo, per andare a Venezia, queste cose qui. Quindi per me, metaforicamente, significa che Lettere dal Sahara, il Sahara è un deserto, ecco, intende dire che a noi dell'Occidente, che poi ci sentiamo tanto superiori, in realtà possono arrivare dei messaggi da quello che noi consideriamo un deserto, perché poi questo è il rapporto tra la nostra cultura. Noi abbiamo, il mondo è pieno di complessi di inferiorità, però c'è qualche volta, se vuoi, di superiorità. C'è questo complesso di superiorità occidentale che è duro a morire, perché poi in gran parte poi è tecnologico, però ormai anche in Estremo Oriente, nella tecnica, quindi non si sa. Cattolico però vuol dire universale, quindi abbiamo questa idea che la nostra cultura, e siamo tolemaici, siamo noi il centro del mondo, e ce lo dobbiamo levare dalla testa, anche perché ormai gli stranieri arrivano, quindi o li rifiuti o li accetti, o ti confronti, che poi è un arricchimento, perché anche la propria identità viene rafforzata dal riconoscimento dell'identità dell'altro, dal riconoscimento della diversità, se no ce la raccontiamo fra di noi, non si va molto lontano. Quindi credo che il film questo lo faccia intendere. Sì, questo mi sembra una delle grandi forze del film, è quello di mostrare il valore della cultura che è portata, in questo caso, dai senegalesi, e la scoperta della cultura di Hassan è sicuramente una delle invenzioni del film, così come io ho molto amato nel finale la scoperta della figura del maestro, che mi sembra anche anche qui molto simbolico. Ecco, mi sembra che viviamo in un'epoca che avrebbe molto bisogno di maestri e che ha molti pochi maestri, ecco, e quindi questo ritrovare questa figura in Senegal mi è parso molto forte. E volevo chiederti come hai trovato gli attori, perché proprio la figura del maestro ha un volto straordinario, è sempre un attore straordinario, e quindi come hai scelto sia gli attori senegalesi in Italia sia quelli in Senegal. Sì. In Italia sono interpreti presi dalla vita, perché dovevano parlare italiano, quindi è inutile prendere un bravo attore stava in Senegal oppure a Parigi, che ci sono, dovevano parlare italiano, quindi abbiamo questi dalla vita. Il protagonista faceva il comatore in una piccola azienda di Firenze, anche se poi parla 5 lingue, conosce veramente bene il computer e ha fatto studi di università, di lettere. Questo succede spesso, cioè la media di questi extracomunitari parlano 3 lingue,
che parlano la loro parlata, il francese oppure l'inglese, e poi parlano l'italiano, quindi questo già dimostra. E poi devo dire, ho sempre trovato, cioè, hanno una fede molto forte. Tu puoi incontrare anche un venditore ambulante, ma se vuoi dopo 3 minuti, se parli della Bibbia, che loro hanno acquisito i primi 5 Pentateuchi, i primi 5 libri della Bibbia, tutte cose che non si dicono mai, no? E quindi hanno questa cultura, hanno questo interesse, e hanno, per esempio, hanno capito subito il problema del film e hanno dato un apporto, credo, proprio decisivo, che se non avessero funzionato sarebbe stato, ma con un'intelligenza, poi il senso del ritmo, del tempo, tante volte quella scena nel pulmino, c'era il posto per il fonico nel bagagliaio, io non sono potuto andare, ho detto una preghiera, e loro hanno fatto, sono partiti col pulmino, hanno fatto un 7 chuck da soli, cioè si battevano in chuck, poi ripetevano la scena, sempre uguale, con una disciplina incredibile. Quindi è stato proprio un arricchimento. E invece gli attori in Senegal? In Senegal sono degli attori, lui, Cernan, è uno dei migliori attori, sono molto bravi, la madre e la sorella sono tutti attori. Non è stato difficile, insomma, appena li ho visti ho capito che andavano bene. E poi gli ho anche, per esempio, il maestro alla fine, io ho scritto il discorso, però dopo, quando l'ho sentito, dopo settimane, perché non lo capivo mentre lo diceva, mi sono accorto che lui certe cose le aveva scartate, certe cose le aveva prese, e lì per lì mi sono un po' irritato, un attore poco disciplinato. Poi dopo ho capito che era giusto, cioè era giusto, si parlava di roba loro, quindi era giusto che lui sia accaduto, voglio dire, è stato anche così bravo, così vero, perché lo sentiva, ma per sentirlo solo doveva aggiustare. Quindi viene fuori questo scambio culturale. Una cosa che mi ha molto colpito, che ha detto De Seta nelle interviste dopo Venezia, è che era molto felice perché durante le prime proiezioni qualcuno, un senegalese, gli aveva detto: sembra un film girato da un senegalese. E i senegalesi che erano là. Finito, io volevo anche chiederti, visto che la lavorazione è stata così lunga e avversata, che cosa è cambiato dalla prima stesura al finale, al risultato finale? Ci sono blocchi di scene che sono state tolte, o se c'è qualcosa a cui hai dovuto rinunciare, a cui tenevi particolarmente, che per problemi finanziari non era possibile realizzare, ad esempio? Sì, il fatto è che esiste un cinema perfettamente programmato, dove proprio non si tocca una virgola della sceneggiatura, quello si fa e quello è. Viene addirittura minutato prima, e questo è proprio il cinema industriale. Io ho fatto l'artigiano, ho cominciato a fare i documentari da soli, facendo tutti i mestieri. Non sono mai riuscito a integrarmi in questo modo, perché ritengo che l'arte, se vogliamo dire, o comunque richiede l'improvvisazione, perché praticamente quando si comincia un lavoro, dopo il lavoro interloquisce, interagisce, chiede le sue ragioni, devi farci conti. Quindi per me il lavoro è sempre stato in progress, cioè man mano che si va avanti le cose cambiano, bisogna tenerne conto, e quindi la sceneggiatura dopo, io ho sempre avuto questa linea di estrema duttilità. Ma c'è una qualcosa a cui hai dovuto rinunciare, a cui tenevi particolarmente? Purtroppo non è lo sbarco che si vede qualche barlume. Dell'inizio del film, lo sbarco? Del film non hanno dichiarato che non c'erano i soldi per girarlo, quindi... E come doveva essere? Come te l'avevi immaginato? Era che arrivavano con 2 gommoni e praticamente gli scafisti, vista la guardia, la corvetta della guardia di finanza, li buttavano a mare vicino alla costa, però
due o tre negavano, era piuttosto drammatico. Abbiamo dovuto, insomma, è una scena, insomma, l'abbiamo girata per metà, però non era sufficiente. Non si è potuto girare l'altra metà. Le impressioni sul film sono positive, innanzitutto perché, insomma, come già si diceva, insomma, parlare di immigrazione in questo paese diventa sempre più difficile, no? Per tutta una serie di motivi, per delle divisioni presunte o tali che vogliono dare. Ecco, sotto questo punto di vista, insomma, un film coraggioso che dà un messaggio anche di speranza sotto questo punto di vista. Soprattutto dal punto di vista dell'incontro delle culture, e questo è un fatto positivo, chiaramente molto positivo dal mio punto di vista, naturalmente. Ovviamente non è un film, come dicevamo anche con altri compagni, insomma, discutendo un po' con gli altri, che non tocca gli argomenti di denuncia, diciamo, delle leggi sotto questo punto di vista razziste, di chiusura, rispetto che la clandestinità non è un fatto così eccezionale, ma è una condizione nella quale ci si trovano purtroppo migliaia e migliaia di fratelli, e la difficoltà di uscire fuori da questo, dalla clandestinità, con quello che questo comporta, cioè morti e non solo, insomma, a Lampedusa e tutto quello che succede, insomma, la cronaca è piena di questi purtroppo fatti bruttissimi. Sotto questo punto di vista, sì, sicuramente il film non dà un messaggio sotto questo aspetto, ma forse è il taglio che il regista ha voluto dare. È un taglio anche che devo dire che io condivido, nel senso che forse un taglio più umano dal punto di vista dell'impatto umano e delle culture. Mi ha colpito molto, per esempio, l'immagine che dà dell'Islam. Ecco, sotto questo punto di vista il protagonista Hassan, proprio perché, insomma, in qualche maniera ha questi valori che gli provengono appunto dalla religione islamica, si tira fuori da una condizione di degrado qual era quella probabilmente a Villa Literno, insomma a Napoli, per andare via da quella situazione. È probabilmente proprio questi valori ai quali lui fa riferimento che lo mandano via da quella situazione, però allo stesso modo sono valori che gli impediscono poi di riconoscere la diversità della cugina, no? Che convive con un italiano e non riesce ad avere. Quindi, come dire, un'immagine non stereotipata, per esempio, dell'Islam, non che ci dipinge l'Islam come l'equazione che ci vogliono far passare, no? Islam, terrorismo, cose di questo tipo, ma portatrice di valori. Allo stesso tempo il discorso che fa il prete cattolico, no? Cioè, citando passi del Corano, ovviamente rispetto alla possibilità di interagire, conoscersi reciprocamente. Il ritorno anche è fondamentale, cioè lui ritorna alle sue origini perché si è perso, perché fondamentalmente, avendo subito quest'atto di violenza feroce, terribile, gli ha fatto perdere un po' la sua identità, ma anche, come dire, anche i suoi valori anche qui, quelli che gli venivano dai precetti dell'Islam, il credere in Dio. Lui mette in discussione anche questo in un passaggio del film. E a questo punto, insomma, il maestro gli dice: no, tu devi essere orgoglioso di essere te stesso e devi ritornare dalle persone che ti hanno amato e ti hanno accolto. Penso che questo sia un messaggio molto importante, insomma. Il film mi è piaciuto molto, è uno spaccato anche del Senegal, la parte che si svolge in Senegal molto vera, ci sono stata, quindi dà delle emozioni reali, insomma, i visi, le emozioni quando si incontrano, è tutto molto reale, infatti credo che lui sia proprio un documentarista, cioè si registra, credo che si sia fatto portare, insomma, dalle persone. C'è un qualcosa che mi ha lasciato con un po' di amaro, e forse sono i tempi dei film che devono essere un po' condensati, concentrati, però forse mi sarebbe piaciuto, da un lato, che venissero un pochino più, venissero fuori un po' le contraddizioni che si incontrano anche per uno straniero che viene qua, o meglio, oltre alle denunce, parlo, diciamo, di un qualcosa che va oltre adesso il discorso
della violenza che c'è nella, nell'etichettamento del clandestino, eccetera. Parlo proprio della diversità, per cui anche, come dire, anche persone con un'apertura mentale si trovano comunque a confrontarsi con culture diverse, quindi vengono fuori delle contraddizioni religiose, di comunicazione, di tante cose. Che invece, diciamo, in Italia sembra che il mondo sia diviso fra i gruppetti razzisti e i buoni, ecco, ci sono delle grandi sfumature, c'è, cioè, anche nella voglia di conoscere, di aprirsi, dei momenti di crisi grossa, che sono poi anche i momenti che fanno fare il passaggio, comunque lo scatto. E poi il ritorno in Senegal, il discorso che fa il maestro, che è bravissimo, molto emozionante, un discorso che comprendo al 100%, che ho sentito fare anche a persone, soprattutto anziane, insomma, che hanno visto tante persone partire, magari non tornare. Ed è c'è il fatto che comunque c'è un mondo bianco, comunque fatto di pericoli, di deviazione, eccetera, e un ritorno alle proprie radici. E quindi ognuno torna alle proprie radici e non c'è un riconoscere le proprie radici, ma andare a cercare qualcosa di positivo che ci lega tutti. Perché poi anche il mondo bianco è fatto di altre contraddizioni, altre disuguaglianze, non è che stanno tutti bene. Quindi forse queste contraddizioni, perché la situazione credo che sia complessa. Ciao a tutti, io mi chiamo Antonella, vivo in Senegal e quindi sono un'emigrata, immigrata in Senegal e ovviamente vivo una situazione non paragonabile assolutamente a quella che vivono gli immigrati qui in Italia, perché un europeo è sicuramente accolto in modo migliore in Africa, adesso nel mio caso è il Senegal, e quindi quello che io ho riscontrato appunto è che per loro l'ospitalità è un valore massimo, assoluto, ed è veramente molto, molto, molto importante il confronto con l'altro. Questa cosa emerge da questo film, che ho trovato molto interessante e soprattutto utile, nel senso che secondo me va fatto vedere soprattutto a loro, perché mi rendo conto che vivendo giù, che l'aspettativa di molte persone, dai più giovani anche ai meno giovani, è quella di pensare che l'Europa sia una specie di Eldorado. Quasi a volte ho l'impressione che loro credano che i soldi nascano sugli alberi. E invece, appunto, credo sia utile che si rendano conto anche che qua ci sono mille difficoltà. Io cerco sempre di spiegarlo, non sempre sono creduta, perché comunque ho il privilegio di viaggiare, e questo è vero, perché il mio passaporto mi apre tutte le porte, o quasi, e questa è la più grande ingiustizia di questo mondo oggi, trovo. Quindi mi auguro che questo film venga presentato soprattutto ai bambini, alle nuove generazioni, e che venga anche loro spiegato il contesto, appunto, in cui si trovano le persone che hanno il coraggio di uscire dalla propria cultura per affrontare la diversità, perché, come diceva giustamente anche il regista durante l'intervista, nel dibattito, è vero che attraverso il confronto con la diversità si ritrova anche se stessi. È un processo molto difficile da compiere, io l'ho vissuto in prima persona al contrario, però è molto molto utile per toccare il vero di quello che c'è in ognuno di noi. Grazie. Ah, un film molto bello, che a me è piaciuto molto, perché è un film, secondo me, che ha saputo restituire in maniera realistica tanti momenti della vita di un immigrato in Italia. È un film molto bello anche perché è un film che non parla solo dell'immigrazione in Italia, ma anche del ritorno, cioè della vita nel proprio paese. Per cui è un film che vale la pena di far vedere, di far discutere. Buona l'idea di farlo vedere nelle scuole. Penso che come associazione ci dovremmo impegnare anche a farlo vedere negli ambiti degli immigrati, che di solito non frequentano le sale cinematografiche, ecco. E questo credo che sia anche un impegno culturale che ci dobbiamo prendere. Ecco. A me è piaciuta molto due parti, sono piaciute. Peccato che, come spiegava il regista, la scena dello sbarco è stata penalizzata dai finanziamenti, no? Perché in realtà la questione degli sbarchi è una questione così importante che probabilmente il regista aveva intenzione di rendere un po' più nella sua drammaticità, ecco.
infatti l'ha spiegato e purtroppo non ha potuto realizzare la scena che voleva con, anche proprio per motivi finanziari. È piaciuta molto anche l'idea di ritorno in qualche modo, cioè un ritorno per ripartire, che rende molto l'idea di questa umanità che si muove, che si sposta e che anche rivendica un diritto a poter tornare per ritrovarsi, per ripartire, per decidere anche dov'è la propria vita, dov'è la propria costruzione del futuro, dell'identità. È un ritorno che non è una fuga, non è un sottrarsi alla realtà, è un ritorno che è un ricostruirsi per ripartire. Quello l'ho apprezzato particolarmente. Del resto, insomma, un bel film, questo l'ho già detto.